ultimi, ecco, la dice anche Pardo, ultimi due minuti di partita, io voglio sprofondare, non svegliarmi più, ho visto veramente una merda, infinita, una roba, io non ce la faccio più, non ce la faccio più. Di nuovo due gol regalati. Szczęsny, ritirati dal calcio, vai in pensione, rotto le palle, non ti posso più vedere, non ce la faccio più. Un'ora che mi do dei pizzicotti per capire se sta cosa è vera, se sto vivendo un incubo. Svegliatemi, vi prego. Manca un minuto alla fine di questa gara. Viva Dio che ho visto solo gli ultimi 10 minuti, che rovia, non ho visto il resto della partita. Oltretutto, da quanto ho capito, nel primo tempo la Juve ha avuto una reazione d'orgoglio e più o meno è riuscita a reggere. Porca vacca, di nuovo due gol regalati. Ma Ken del cacchio, guarda Ken, madonna, abbiamo mandato via Ronaldo, si è andato via da solo per prendere Moise Kean. Ma svegliati Moise, ma quel colpo di testa, ma svegliati. E dicono che Rabiot gli ha saltato davanti, ma devi essere pronto a quel colpo di testa. Testone, guarda te, due gol regalati, quell'altro che c'ha le mani di farina, ma è una cosa incredibile. Niente da fare, non c'è possibilità, perdiamo anche questa partita. Ragazzi, io credo che siamo in zona retrocessione. Cioè, io 3 partite e 1 punto, incredibile. Va bene dei sudamericani, va bene tutto, ma non me ne frega un cacchio. Chiesa che si rompe, ovviamente piove sul bagnato, però non esiste. 15 secondi alla fine di questa gara, uno proprio, di nuovo due gol regalati. Ancora Chiellini che prova ad arrivare sul pallone anticipato. Finita, vaffanculo, andate a fanculo, posso dirlo? Andatevene a fare in culo. Primo tra tutti Szczęsny e Allegri che ha detto, Allegri, madonna, all'inizio anno che dice: guardate, io Donnarumma non mi interessa perché tanto io c'ho Szczęsny. Pensa, bravo Massimiliano, bravo, pensa. Abbiamo subito non so quanti gol, più del 50% dei gol regalati in Serie A, una squadra come la Juve, ma possibile, ma può una squadra così? Ma il primo gol, voglio dire, tiro, solito tir a gir di Insigne, porca di quella stramaledetta vacca, ma tu o la blocchi o la butti via lato, non fare sti interventi così a metà. Cioè, un altro gol regalato. Cioè, sto qua ci ha fatto perdere una valangata di punti. Mettete Pinsoglio titolare. E poi l'altro, il genio di casa Raiola, è arrivata alla Juve, il fenomeno Moise Kean. Cross in mezzo, questo cosa fa? Invece di star sul pezzo, concentrato, tira un colpo di testa nella sua porta, che lì Szczęsny ha fatto praticamente il miracolo, arriva Koulibaly e chi se non lui ad ammazzarci completamente. 3 partite, un pareggio con l'Udinese, sconfitta in casa con l'Empoli e abbiamo perso a Napoli. Cosa vuoi dire di questa squadra? Che poi non è neanche quasi da prendersela con la squadra, perché oggi avevamo 850.000 assenti e hanno fatto quello che hanno potuto, con la formazione che c'era, col fatto che c'erano pochissimi cambi, hanno fatto quel che hanno potuto. Io avevo detto 2-1 per la Juve, ma ovviamente da povero illuso non avevo considerato che noi il gol ce li facciamo da soli noi, no? Non avevo considerato quello, no? Che nell'attacco degli avversari c'è da mettere anche dentro noi i nostri errori del cacchio, maledetti, stramaledetti, quel cavolo di Szczęsny, cavolo di Moise Kean. Morale della favola, 1 punto in 3 partite. Sprofondati, praticamente siamo in zona retrocessione. Voi ditemi che senso ha. Datemi per favore un voto a Szczęsny e datemi per favore un voto a Moise Kean, perché questa cosa è una pagliacciata clamorosa. Veniamo costantemente umiliati, perché se già abbiamo dei problemi nostri, problemi delle federazioni, perché sto fatto che noi dobbiamo andare a giocare con 800 giocatori titolari in meno perché sono a fare le altre coppe, è uno scandalo, possiamo dirlo che è uno scandalo, e in più ci si mette
permettono quei furbi, degli incapaci che abbiamo in squadra a farsi gol da soli. Madonna, guarda, spacco tutto. I gol da soli fanno sti cretini. I gol da soli si fanno. Madonna, vorrei, guarda, non vado avanti perché veramente, poi dopo mi bannano il canale. Porca vacca maledetta.